Ad un anno di distanza dal cosiddetto Implementation Day, l'Iran si conferma un paese in forte crescita economica e questo è un dato molto positivo soprattutto per il Made in Italy. Gli ultimi rilevamenti hanno verificato un tasso di crescita del PIL nel 2016 circa del 4,4%, dato che potrebbe aumentare nel 2017 fino ad arrivare al 5%. Anche per quanto riguarda l'indebitamento pubblico, i dati sono abbastanza positivi ed è stato verificato che questo corrisponde a circa il 30% del prodotto interno lordo. L'Iran è un paese che dal punto di vista del tessuto imprenditoriale è abbastanza simile all'Italia, perché le grosse aziende, le grandi industrie sono prevalentemente pubbliche o comunque a compartecipazione pubblica, poi il resto è costituito da aziende di piccole e medie dimensioni. Il dato sicuramente molto più rilevante però è che nell'ultimo anno, con il venir meno delle sanzioni, delle restrizioni, ha causato in positivo un aumento delle esportazioni, quindi in generale un movimento del commercio estero verso l'Iran molto maggiore, e questo ha riguardato in buona percentuale soprattutto il Made in Italy in particolari settori. L'export del Made in Italy infatti è cresciuto del 25,6% in più rispetto al 2015, arrivando a quota 1 miliardo e 63 milioni di euro. Ma quali sono i settori di maggiore successo? Innanzitutto parliamo dei macchinari di completamento all'industria e alla produzione iraniana, con particolare riferimento al comparto metallurgico e siderurgico. Grande successo poi anche per il settore chimico, i materiali plastici e le gomme. Ed infine anche tutto il comparto automotive, insieme anche ai mezzi di trasporto, ha fatto registrare segnali di crescita, anche se i volumi sono più contenuti, più 103% rispetto all'anno precedente. Un altro settore che potrebbe essere estremamente interessante per il Made in Italy riguarda il comparto ferroviario, perché ci sono in Iran numerosi progetti, in particolar modo tre sono i più grossi progetti di ammodernamento delle linee ad alta velocità che passano tutte anche per la capitale e che potrebbero essere effettivamente molto appetibili per le imprese italiane impegnate in questo settore. Chiaramente esportare, fare comunque business in Iran è ancora un'operazione abbastanza delicata, se non altro per alcune difficoltà connesse al sistema bancario e finanziario. Pensiamo che comunque molte banche europee ancora non si sono trasferite in Iran, e poi per esempio ad oggi ci sono ancora due sistemi di cambio valuta, uno praticato dalla banca centrale e l'altro praticato sostanzialmente dagli uffici di cambio che fanno ricorso al libero mercato. Al di là di questo, comunque, non mancano degli esempi importanti, virtuosi di investimento ma anche insediamento proprio in Iran a medio lungo termine, quindi sono tutti dati che fanno ben sperare e che quindi aprono nuove frontiere, un nuovo mercato molto molto vasto per il Made in Italy.